Bella a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Genetic DNA, finalmente sono tornato con un video un po' particolare. Oggi facciamo l'unboxing della mia prima reflex, ovvero la Nikon D5300 1855 VR2 Kit, con il appunto con già incluso l'obiettivo di 55 mm con 3 anni di garanzia. Quindi niente, adesso andiamo a vedere un po' velocemente la scatola. Qua si rappresenta la nostra macchina fotografica. Da questa parte abbiamo, diciamo, una visuale frontale della nostra macchina, della nostra reflex con l'obiettivo da parte. Da quest'altro invece viene raffigurato il retro, sempre con il nostro obiettivo. Qua ci sono alcune, diciamo, specifiche tecniche del requisito di sistema del software e il, diciamo, quello che include la nostra confezione, ovvero il cinturino, la batteria ricaricabile, il caricabatterie, un cavo USB, un cavo audio, questo dovrebbe essere la protezione per l'oculare, per l'obiettivo, il software su CD-ROM, il manuale di utilizzazione, di istruzioni e i cosi di garanzia, compatibile per Windows, Mac, HDMI e Wi-Fi, perché ho preso questo modello perché ha incluso il Wi-Fi e il GPS. Quindi senza troppe cosette andiamo ad aprire la nostra confezione, che ci troviamo davanti il CD, il foglio di garanzia della nostra Nikon. Qua sono altre cose di garanzie, i manuali di istruzioni in tre lingue diverse, compreso l'italiano, italiano, francese e tedesco. Aprendo questo compartimento ci troviamo davanti questo, che non ho idea di cosa sia, qui ci sarà dentro il corpo macchina, senza l'obiettivo ovviamente, lo appoggiamo qui, dopo lo andremo a vedere. Qua sicuramente ci sarà dentro l'obiettivo, che anche qua lo appoggiamo e lo andremo a vedere. E qui ci troviamo davanti il cavo audio e video, il cavetto USB, la nostra batteria, il cinturino per mettere la nostra a tracolla, il caricabatterie e l'adattatore per l'Europa, ma andremo a vedere tutto dopo. Qui non c'è più niente, quindi io faccio sparire tutto questo scatolame che non serve a nulla. Ok, quindi dunque facciamo così, andiamo ad aprire qua. Qui abbiamo il nostro carica batterie con la presa, diciamo, americana, però qua c'è il nostro adattatorino che non so bene come funziona, ma vabbè, poi lo andrò a vedere. Ah no, non serve quello, dovrebbe andare dentro, poi me lo guardo io con calma. Comunque qui abbiamo il carica batterie con l'adattatore, qui abbiamo la batteria della nostra reflex, andiamo a spacchettare tutte queste cartacce schifose. Vabbè, il cavettino, c'è un po' di roba da spacchettare qua, tutto pieno di spacchettamenti. Perché ho preso innanzitutto una reflex, vi domanderete, hai già la videocamera per fare video? Niente, semplicemente mi sono avvicinato appunto al mondo della fotografia e vorrei imparare a fare foto un po' più professionali eccetera, quindi ho deciso di iniziare io e un mio amico a intraprendere questa, diciamo, avventura nuova, che non ha a che fare sempre con i videogiochi. In più ho preso anche una SD da 32 giga della SanDisk Extreme Pro classe 10, 32 giga, 95 megabyte al secondo, super mega veloce. Andiamo a
vedere anche questa. Eccola qui. Andiamo a togliere tutto questo scatolame. Quanto scatolame. Cioè non potevano vendermela tipo così e basta. E voilà. Ok, adesso io direi di far sparire tutto quello che è e tenere solo l'obiettivo e la macchina fotografica. Voilà, ho fatto sparire tutto. Adesso andiamo ad aprire subito a vedere la nostra reflex. Ed eccola qui, nella sua bellezza. Nikon D5300. Qua abbiamo il nostro display, se riesco ad aprirlo. Ovviamente, tac, voilà. Muy bella, muy bella. Ora non andrò a fare il lavoro di mettere l'obiettivo, eccetera, eccetera. Non vi spiegherò come funziona, perché non lo so nemmeno io. Andiamo ad aprire questo bel coso. Non scoppiettano! Perché? Sì! Vabbè, basta. Qui abbiamo praticamente il nostro obiettivo. Ho iniziato a prendere questo kit piccolo perché poi in un futuro prenderò un obiettivo un po' più professionale. Comunque qua, come potete vedere, un obiettivo molto semplice, piccolino per iniziare. Direi che ho fatto una scelta abbastanza semplice. La facciamo sparire tutto. E adesso praticamente io monterò un po' il tutto, vi farò vedere un po', diciamo, nel dettaglio la macchina. Ok ragazzi, eccoci qua, l'ho praticamente assemblata, niente di che. Comunque adesso non ho ancora la batteria attaccata, quindi qua adesso non so bene come funziona. Ok, così. Scusate, ma sono un po' impedito ancora, devo ancora capire come funziona. Quindi niente, adesso vediamo un attimino se riesco ad accenderla, se c'ha un po' di carica. Tanto per far vedere un po' qualcosa, la batteria dovrebbe andare dentro qua, presumo, sì. E poi vabbè, metterò dentro anche l'SD, però aspettate, come va dentro? Così, tac. Ok, ho messo dentro la cosa, dovrebbe accendersi così, presumo. Ah, perfetto, è carica. Qua mi chiede praticamente la lingua. Ok, dov'è l'italiano? Non è touch sto coso? No, eh? Come funziona? Ah, ok, non è touch. Ok, cerchiamo l'italiano. Tac. Regione. Non Londra. Neanche Madrid. Dov'è la mia zona? Porca miseria. Vabbè, comunque niente. Farò poi con calma, ragazzi. Adesso sono ancora un po' impedito, quindi cercherò di non fare troppo casino. Adesso cercherò di fare un po' una specie di panoramica della macchina. Eccoci qua ragazzi, cerco di fare una specie di panoramica di tutta la reflex. Come potete vedere, sono gasatissimo, voi non lo sapete, ma io sono gasatissimo. La mia prima reflexina. Ok ragazzi, qua c'è praticamente tutto un po' l'insieme del, diciamo, della reflex. Ho montato la fascetta, ho inserito dentro la batteria, ho messo l'SD, ho iniziato un po' a vedere un po' di configurazioni, però non ho ancora provato a fare una foto perché non è ancora carica, si è spenta praticamente subito. Quindi niente ragazzi, questo è un breve unboxing della Nikon D5300, spero che vi sia piaciuto, vi aspetto ai prossimi video, ciao ciao da Genetic DNA!